Qua oggi è Caldano, ci voleva stare in giro almeno un paio d'ore, tre ore, quattro ore, perché qua ha fatto anche un mercato alla grande, quindi andiamo a vedere questa che è la mostra degli artigiani e vecchi mestieri, eh? Andiamo a vedere insieme, dai, andiamo. Lo stai combinando qua? La cesellazione del rame a mano. Quindi tu lavori sul rame? Sì, sì, rame così. È un'opera d'arte? In parte. Ho preso l'arte di mio padre. Quindi tu vai avanti a fare queste cose? Sì, sì. Mio padre adesso sta stagnando. Sta stagnando il papà? Andiamo a vedere il papà che stagna. Che bello, petta a me. Poi, scultore, dimmi tra, fatti capire ai nostri giovani cosa stai facendo. Stagnare. Stagnaro, quindi cosa fai? Si mette sullo stagno vergine, sulle pentole. Che così. Cosa vuol dire sto lavoro qua? Cioè, cosa fai? Stagnare cosa vuol dire? Si mette sul rame, si fa colare dentro e si stagna per adoperare. Quindi poi la pentola è a posto? La pentola è a posto, dopo si lucida di fuori. Ma stagnin perché stagnin? Perché dicono, adoperi lo stagno? Dicono che bisogna adoperarli con sullo stagno, non c'ha contatto con il rame e allora resta sempre. Visto con questa pietra poi puoi cucinare tutto? Sì, cucinare tutto. Può cucinare di tutto? Tutto. Di tutto e tutto, va bene. La dica mia, assomiglia a Salè Magnan. Sono mia Varesot che sta qui, occhi di mare non ti fidare. Se l'è l'acqua do cudè? L'acqua? Do cudè. Usti qua, iasu no. E allora se Varesot a te? No. L'acqua do cudè è l'acqua che vedete nel corno, dove mettevano una volta la cosa per facciare. Adesso lo sai. Gustosi. Allora, io Magnan per me era un panetè, ma ricordavi più, ragazzo, Magnan. Prestinè. Magnan. Apri che mi hai mangiato. Amica, uno a uno, Giusto? Siamo pari. Scultore del legno. Del legno. Ti sentire fa cos'è? Un vaso da fior stilizzato. Un vaso da fior? Stilizzato. Stilizzato? Sì. Stilizzato. Tu che parli mia dialetto Varesot? Sì, sono Varesot, mi sono da Cunarne, Allora adesso facciamo vedere come si fa a far vedere. Dai, tricul, via. Ciao, come stai? Bene. Chiami? Silvana. E tu così giovane cosa fai qua? Io filo. Ma filo, cosa fili? Fili maschietti o fili... filo la lana delle mie pecore. Delle mie pecore? Sì. Che tu hai le pecore? Sì. Dove? A Caldana. A Caldana tu hai le pecore? Sì. E che posto è? Dimmi, facciamo conoscere il posto dove tu hai le pecore. È qua in mezzo ai boschi. Cioè non è un agriturismo? No, è casa mia. Casa tua. E tu hai questa roba qua. Allora, ti prometto che ti vengo a trovare. No, ti vengo a trovare a fare... Se tu hai le pecore in mezzo ai boschi, a Caldana, io e lui ti veniamo a trovare per far vedere come fai... Come fai con le pecore? Isolata sei? Sì. Isolata? Abbastanza, sì. Quando nevica vengo giù a piedi. E tu dammi retta, sta passione dove l'hai avuta? Da bambina non avevo nonna che filava, poi ho fatto dei corsi in Svizzera, proprio è un hobby, mi piace. Sono rimasto scioccato da questa cosa. Quanti anni hai? Posso permettermi? No. 18? Sì, più o meno. Più o meno, a 18 anni questa qui fila la lana, come una volta cantava quello là. E filava la lana. Senti, io ti vengo a trovare a Caldana nella tua proprietà con le tue pecore perché voglio capire come mai funziona così. Sì, volentieri. Abbiamo fatto tanti corsi anche per bambini, dalle scuole, giusto per far capire da dove si parte, la lana sporca che è lì, poi dopo si lava, poi dopo che è lavata bisogna poi pettinarla, che è quel passaggio lì, e dopo che è pettinata è tutta bella così ordinata e dopo bisogna affilarla e
e lavorare, poi ho anche il telaio, eccetera. Si fanno tanti altri lavori dopo. Questa si chiama passione, ragazzi, ve lo dico io. Questa qua si chiama passione. Come ti chiami? Almeno come ti chiamo posso dire, no? Sì, sì, Silvana. No, stavi dicendo, è solo passione? È solo passione, non vendo perché non ha nessun senso, lo faccio perché mi piace. La Silvana, si chiama Silvana, ciao.